Benvenuti, nuovo video di 31 giorni di Somin. Siamo al 15 di ottobre e oggi parliamo di un animale tipicamente collegato a Somin, esattamente come il ragno, che è il pipistrello. Il pipistrello è un animale che, grazie a film horror, grazie a poca informazione, disinformazione totale e i vari miti del topo con le ali, è sempre stato un po' demonizzato in generale, perché comunque lui è l'animale, il ratto volante, no? Quindi molto associato al ratto, tutte le cose negative legate ai topi sono anche state trasportate dal pipistrello e poi in epoca medievale è stata proprio sdoganata la negatività legata al pipistrello con le ali di diavoli o comunque dei demoni, sempre ali di pipistrello. Tuttavia, nell'antichità era qualcosa di molto più positivo. Era qualcosa che era in realtà, cioè non positivo, aveva il suo perché, non era così tanto demonizzato. Per esempio, parliamo della. Intanto ho peli di core ovunque, però vabbè. Allora, iniziamo a parlare dell'antica Grecia. Nell'antica Grecia il pipistrello era considerato un simbolo principalmente di. Come posso dire? Qualcosa di soprannaturale, principalmente era legato al simbolo di cecità, ma non di cecità nel senso non ci vedo, ma cecità della serie non mi ricordo le mie vite precedenti, oppure non riesco a vedere, potremmo dire, oltre il velo, oppure non riesco a vedere segni divini, insomma tutto questo genere di cose qua. Quindi cecità non a livello fisico, ma a livello più spirituale o comunque più legato, cecità dell'anima, potremmo dire, cecità della mente. Era anche un simbolo di precognizione. Di solito quando c'erano pipistrelli era inteso come un simbolo di precognizione, cioè ti sta per arrivare qualche informazione per il futuro, che riguarda comunque il futuro, così tu già sai quello che ti dovrà succedere, o comunque riceverai dei segnali che ti avviseranno per cose legate al futuro. E quindi vediamo come nell'antica Grecia in realtà era un simbolo in parte negativo, perché era legato proprio alla cecità. Ricordiamoci, i pipistrelli sono ciechi, per chi non lo sapesse, cioè non vanno a sbattere grazie a ultrasuoni, per quello hanno le orecchie di solito enormi. Era un simbolo in parte negativo, però era una negatività che serviva per raggiungere la positività, ok? Cioè il simbolo della cecità dell'anima e della mente, di modo che tu te ne renda conto e possa aprire gli occhi dell'anima e della mente. E spero di essermi spiegata spero di essermi spiegata, se non mi dovessi essere spiegata, mi scrivete qui sotto. Una bellissima, scusatemi, si è aperta una finestra sul computer. Una bellissima, invece, simbologia è legata al mondo orientale. Nel mondo orientale il pipistrello era invece considerato un buonissimo, simbolo, un simbolo particolarmente favorevole, soprattutto in campo di prosperità e a volte anche legato alla lunga vita. Di solito, se non lo so, per esempio, in un periodo di malattia si vedevano dei pipistrelli o comunque si era a contatto con i pipistrelli, magari perché i pipistrelli facevano, non lo so, andavano ad abitare sotto il tetto della casa di qualcuno che in quel momento era malato, si presupponeva fosse un simbolo particolarmente positivo, perché significava che, essendo simbolo di lunga vita, significava che la malattia non avrebbe portato via la vita alla persona, ma anzi la persona sarebbe sopravvissuta. Infatti, come vedremo poi anche successivamente, era un simbolo particolarmente ricorrente soprattutto nell'arte casalinga, il pipistrello, e poi appunto di prosperità soprattutto a livello monetario. Per quello che riguarda i nativi americani, il pipistrello presso i nativi americani era considerato principalmente il simbolo di due cose, della visione principalmente, della visione della previsione, più che altro sarebbe meglio dire, cioè avere, non lo so, tipo delle sensazioni o cose del genere legate al futuro, e poi nel mondo onirico. Il pipistrello era infatti un potente simbolo legato al mondo onirico, che appunto si presumeva fosse
un regno dove appunto non servono tanto gli occhi fisici, ma servono appunto di nuovo, in realtà ritorniamo al discorso anche dell'antica Grecia, servono gli occhi della mente e dell'anima per poter navigare, diciamo così, nell'oceano dei sogni, no? Quindi un simbolo di esattamente come il pipistrello è cieco ma riesce a trovare la via, allo stesso modo poteva simboleggiare questo percorso all'interno del mondo onirico. Nel cristianesimo, come ho detto, il pipistrello non è che ha visto proprio come praticamente la maggior parte degli animali, non è che ha visto proprio il momento migliore della sua esistenza, nel senso che comunque il pipistrello è stato associato al topo, è stato associato a questa. Già il topo è stato caricato tantissimo di negatività, ancora andarli a mettere insieme anche quello del pipistrello, la simbologia del pipistrello non è che veniva fuori esattamente un cocktail positivissimo. Tant'è che infatti nel cristianesimo, come ho accennato anche prima, il pipistrello era considerato un animale demoniaco, era considerato a volte la forma che assumeva il diavolo per spostarsi di qua e di là, ma soprattutto vennero riprese le sue ali. Le ali del pipistrello, che in realtà ricorrono anche nella rappresentazione dei draghi, se ci fate caso, la maggior parte dei draghi ha ali di pipistrello principalmente, o comunque simili a quelle del pipistrello, allo stesso modo venivano utilizzate per tutte le creature malvagie, e proprio nel Medioevo infatti anche il drago era associato al diavolo, al demonio, e così gli spiriti maligni, e così i demoni, e così il diavolo stesso, tutti con le ali di pipistrello. E quindi praticamente il pipistrello è diventato la forma più comune con cui si aggiravano i demoni e gli spiriti maligni, a volte lo stesso diavolo. Un'altra cosa che in realtà il cristianesimo ha aggiunto al pipistrello, che prima non era mai stata concepita, è stato il simbolo della lussuria. Penso che questa cosa possa derivare dal fatto che i pipistrelli vivono in comunità. E hanno, non so dirvi se hanno una vita sessuale particolarmente attiva, però vivono in comunità e partoriscono nello stesso, più o meno nello stesso periodo, tutto il gruppo, le femmine partoriscono più o meno nello stesso periodo. Però, perciò penso che vedere tanti figli significava automaticamente procreare tanto, per procreare è necessario l'accoppiamento, e quindi penso che fosse un legame di questo genere, ma non ne sono sicura. Comunque era anche associato a un simbolo alla lussuria, era proprio la rappresentazione del peccato della lussuria. Per quello che riguarda le opere d'arte, vi ho trovato due opere d'arte che vi faccio vedere proprio adesso. Allora, dunque la prima si chiama La caduta degli angeli ribelli ed è stata fatta da Tiepolo nel 1726, dove vediamo in realtà un particolare di quest'opera, dove possiamo vedere innanzitutto quello che risalta agli occhi di questi angeli ribelli sono proprio le ali, come dicevo anche prima, no? Che hanno proprio le ali tipiche dei pipistrelli per identificare il fatto che sono esseri malvagi, esseri negativi, esseri demoniaci e quindi legati appunto al demonio. In realtà non è certo stato Tiepolo, diciamo, a sdoganare questo, era già esistente. E vediamo proprio questo gruppo di angeli ribelli che appunto cadono. Alcuni hanno le ali che si stanno appena affacciando sulla schiena, come per esempio quello in primo piano. Quello più verso destra ha invece le ali già sviluppate. Alcuni addirittura hanno ancora le ali angeliche, come quello più dietro di tutti. E qui appunto vediamo come il pipistrello sia la rappresentazione della malvagità assoluta. La seconda opera d'arte è invece, come avevo annunciato, un'opera d'arte casalinga, dove praticamente è un piatto
un piatto creato da un artista cinese di cui però non sono riuscita a trovare l'autore, dove appunto vediamo rappresentati dei frutti che credo siano pesche, non vorrei dire una cavolata, ma penso che siano pesche, e poi tre pipistrelli rossi. Il rosso è assolutamente un colore molto positivo in Oriente, quasi quanto in Occidente. E abbiamo proprio questi pipistrelli a rappresentare l'abbondanza. Il fatto che siano stati rappresentati su un piatto, in questo caso indica l'abbondanza, e accanto dei frutti, in questo caso indica l'abbondanza di cibo, l'abbondanza di benessere, l'abbondanza anche di salute, se vogliamo, sempre legata all'alimentazione e alla vita domestica. Detto questo, finisce qui questo video legato a 31 giorni di Samhain. Spero che il video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un like qui sotto. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale. Se volete, attivate anche la campanella per le notifiche per non perdervi nessun video. Noi ci vediamo domani con il nuovo video di 31 giorni di Samhain, perché il numero 16, già che domani è anche il 16 di ottobre. Io vi lascio un bacione e noi ci vediamo domani. Mua! Thank you.